Buongiorno, vi diamo il benvenuto al webinar Rivoluziona il tuo lavoro con i dati ESRI, che sarà tenuto dalle colleghe Maria Francesca Carrieri e Maria Cristina Guarini, Solution Architect di ESRI Italia. Come di consueto, prima di iniziare, vi diamo alcune indicazioni sull'utilizzo della piattaforma. Durante il webinar è possibile interagire con noi utilizzando la chat che trovate nel pannello di controllo a destra del vostro schermo per comunicarci eventuali problemi di audio, video e collegamento. Attraverso il box domande potete inviarci le vostre richieste di approfondimento, alle quali le colleghe risponderanno al termine della presentazione. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che per conoscere tutte le date dei nostri prossimi webinar ed eventi potete visitare il sito internet esritalia.it alla sezione eventi. Lasciamo la parola alle colleghe per la presentazione tecnica. Buongiorno, allora benvenuti al webinar Rivoluziona il tuo lavoro con i dati ESRI. Io sono Francesca di ESRI Italia ed insieme alla mia collega Maria Cristina Guarini, anche lei Solution di ESRI Italia, abbiamo pensato di dedicare un webinar all'importanza della cultura dei dati nelle decisioni aziendali. Come ben potete immaginare, essere ben informati è spesso una condizione base per un successo di azienda e che i dati siano un asset fondamentale delle imprese è oramai assodato. Le ricerche quindi confermano appunto l'ipotesi che le imprese che sono più performanti sono anche quelle che hanno adottato praticamente gestione dei dati più evolute. Alcuni dei limiti principali che impediscono lo sviluppo delle organizzazioni verso una struttura dati, di strutture dati guidate dai dati, data driver, risiede tuttavia anche nella cultura di approccio al dato. Se questi servono per decidere rapidamente, devono anche essere facilmente interrogabili. Anche da non esperti, quindi facilmente interrogabili e facilmente utilizzabili da persone che non hanno una professionalità e un'esperienza molto alta nel campo, quindi rappresentati in maniera efficace e mostrati in un contesto che permetta di evidenziarne gli elementi su cui porre attenzione. Bene, a tutta questa descrizione su quella che è l'esigenza di una buona cultura di approccio al dato, ERGIS risponde con la propria soluzione, permettendo appunto l'interoperabilità di tutti i tipi di dati, i formati e le specifiche dei dati GIS. Gli utenti quindi possono portare i dati all'interno della piattaforma, dati vettoriali e raster, sia dentro che fuori dal sistema nel formato che hanno scelto. Molte organizzazioni già lo utilizzano per condividere e lavorare dati aperti, open data, in modo da poter comunicare efficacemente e assicurarsi appunto quella solida trasparenza che viene richiesta all'interno di ogni azienda. Bene, iniziamo ora con il webinar dopo questa breve introduzione che vi ho fatto raccontandovi appunto quella che è l'esigenza e quella che è la soluzione proposta da ESRI con una piccola agenda. Allora, la prima parte, diciamo, del webinar che si svolgerà chiaramente in due parti, sarò io appunto a parlarvi dei dati e dell'offerta in merito di ESRI Italia con l'aiuto appunto di Umberto Filoscia, responsabile dell'offerta dei dati di ESRI Italia, che ci ascolta e a cui possiamo rivolgere domande al termine di questa breve presentazione. Nella seconda parte invece parlerà Maria Cristina Guarini che vi mostrerà i contenuti pronto all'uso inclusi nella vostra sottoscrizione. Bene, i dati di cui io vi mostrerò l'importanza sono appunto quelli rivolti alla cartografia vettoriale, raster immagini, ambientali, dati di spostamento, dati di business e comportamentali, fino ai dati presenti nell'infrastruttura che sono quelli di Michael Bauer, che sono appunto i dati sociodemografici. La cartografia vettoriale è proposta nella soluzione ESRI dal Streetmap Premium for ArcGIS, che è chiaramente una banca dati stradale pronta all'uso che vi permette di effettuare geocoding e routing e di produrre cartografia di alta qualità anche per gli Stati Uniti, Canada, Messico e chiaramente l'Europa. È basata su IAR e appunto consente la visualizzazione di dati stradali per analisi spaziali. È fornita da ESRI Italia e chiaramente la cartografia vettoriale è fornita da ESRI Italia da Streetmap Premium for ArcGIS, dai prodotti IAR e dai prodotti TomTom. Streetmap Premium for ArcGIS è un dataset che si può acquistare per tutto il mondo o solo per l'Italia.
include tutti i prodotti ESRI, sia desktop che mobile, e chiaramente la possibilità, come leggete, di fare analisi come geocoding, routing e anche navigazione, se usata con la relativa app ArcGIS Navigator. Attenzione però che in uso device questo dataset è stato concepito anche per uso offline. Questa è una cosa sul quale voglio farvi porre la giusta attenzione. Perché? Perché diventa chiaramente un ottimo strumento pronto all'uso anche per fare smart mapping. Bene, questo era StreetMap Premium come cartografia vettoriale. Abbiamo chiaramente anche un'offerta TomTom. Leggete ora nella slide quelli che sono i prodotti di alcuni di questi. Vi ho preparato una spiegazione per quanto piccola, ma che vi dia un'idea di quello che vi propongono. Multinet è la riproduzione altamente accurata dell'attuale rete stradale, del prodotto più ricco di TomTom, che viene aggiornato 4 volte l'anno. Fornisce mappe complete che includono dettagli chiaramente elevati a livello di strada e di interconnessioni delle reti stradali. Contiene informazioni precise e dettagliate su una vasta rete viaria, comprensiva di informazioni su indirizzi e attributi di traffico, quindi restituzione del traffico in merito a manovre e quant'altro. Oltre al grafo stradale, nel dataset Multinet sono presenti layer informativi che completano la cartografia stradale, quali ad esempio linee dei traghetti con il nome, la direzione, il tipo, la classe funzionale, linee ferroviarie, anche di queste, il nome ufficiale, il tipo. E quindi fornisce anche punti di interesse, i cosiddetti POI, no? Dati dalle località abitate, anche idrografia poligonale e lineare, l'uso del suolo, la copertura del suolo, aree urbanizzate, amministrative e chiaramente le suddivisioni amministrative. Questo è il prodotto più ricco di punta di TomTom, non meno importante quelli che leggete di seguito. Ad esempio, per i Multinet Point of Interest, comprende milioni di punti di interesse validati e posizionati correttamente sul territorio. Quindi sicuramente va ad espandere la collezione dei punti di interesse già forniti nei prodotti principali di TomTom. E la copertura al momento è di 50 milioni di punti di interesse, più della metà sono ubicati in Nord America, chiaramente, il resto è in Europa. Si contano circa 100 categorie commerciali che vengono continuamente aggiornate, ciascun punto di interesse chiaramente corredato da una serie di attributi chiave per ricerca. Sono validati ogni trimestre. Logistic for Multinet, ad esempio, ora non vorrei leggerveli tutti e vi invito a fare la domanda se qualcuno di questi che io non dico vi interessa e se volete alcuni dettagli nel momento in cui io darò la parola a Umberto. Nel mentre potete già scrivere le vostre domande in chat in maniera tale che c'è la persona che vi risponderà in maniera precisa. Comunque vi leggo in particolare anche la definizione di 3D Landmark e Icons, che è una banca dati per rappresentazioni tridimensionali e bidimensionali di edifici notevoli e monumenti che hanno facciate immediatamente riconoscibili, okay? Che possono fare la differenza soprattutto in applicazioni di tipo turistico. Non meno importante 2D City Maps, anche qui una rappresentazione 2D dei maggiori centri urbani per l'Italia, circa 20 città, per l'Europa contiamo un numero di 189 rappresentazioni 2D, contiene elementi d'uso e copertura del suolo, infrastruttura e impronta degli edifici, rete ferroviaria, comprese le linee interrate. Abbiamo Speed Profile anche derivato da un'aggregazione, un successivo processamento di centinaia di milioni di dati anonimi provenienti da GPS e di milioni di device che riflettono l'attuale rete consumer attraverso l'Europa e il Nord America. Questi dati aiutano chiaramente a determinare in maniera abbastanza realistica le velocità medie di percorrenza su base temporale, vale a dire che determiniamo profili differenti di velocità nell'ambito di una giornata e per diversi giorni della settimana. Ove disponibili, questi profili contengono anche informazioni di velocità media a intervalli di 5 minuti per ogni giorno della settimana. Anche questo prodotto viene aggiornato 4 volte l'anno. La cartografia vettoriale IAR
dove il prodotto fa parte delle offerte, no? Quindi abbiamo detto Streetman Premium, TomTom, adesso vediamo IR con Upstreet è il prodotto di punta di IR e ha la più elevata accuratezza geometrica con il più alto contenuto di attributi e il più completo dettaglio di copertura. Chiaramente è la risorsa ideale per le applicazioni GIS in generale, insomma. Perché? Perché Navstreet offre il vantaggio di disporre di un'altissima qualità dei dati, anche per l'Europa, non solo per il Nord America, con le stesse specifiche per tutti i paesi. Il Core poi è Point of Interest, è una classe di prodotti sui punti di interesse con i relativi attributi che include un insieme di categorie molto utilizzate dai consumatori. Trax è un database di attributi rilevanti per il settore della gestione logistica e per la navigazione di mezzi pesanti. Questo prodotto consente ai clienti di sviluppare un'ampia serie di soluzioni a sostegno del trasporto delle merci, nell'ambito chiaramente della logistica e della gestione dei mezzi pesanti. Consente quindi anche di realizzare sofisticate funzioni di navigazione e di ottimizzare la pianificazione degli itinerari e delle spedizioni. Point addressing si intende chiaramente un punto ancorato alla strada per la precisa localizzazione di un numero civico. Questo consente di selezionare una destinazione con la massima precisione, arrivando sino all'ingresso proprio dell'edificio, quindi permette di risolvere problemi causati da un'assegnazione non convenzionale degli indirizzi nei paesi. Sicuramente i paesi in cui non viene eseguita una numerazione sequenziale o in cui non esistono range di indirizzi, questo è un prodotto che va a pennello, insomma. Traffic Patterns è un database di valori di velocità media per un giorno qualsiasi, ricavati da miliardi di rilevazioni di velocità dei veicoli effettuate nei diversi anni, quindi include record di dati provenienti ad esempio dal GPS. Questo prodotto offre una base per il calcolo di percorsi alternativi e la valutazione più accurata dei tempi di percorrenza per soluzioni di navigazione e logistica caratterizzate da dati come anche qui ogni singolo giorno della settimana, ogni 15-60 minuti, riferiti all'ora locale, forniti chiaramente in base all'area di riferimento del prodotto, quindi Europa piuttosto che Nord o Sud America, Medio Oriente, Africa, India, Oceania, Sud-Est asiatico. IR Traffic, anche qui servizio su informazioni continuamente aggiornate sulle condizioni del traffico, chiaramente anche sulle condizioni di flussi del traffico, eventi imprevisti come incidenti, veicoli bloccati, lavori stradali, chiusure al traffico pianificate e così via. Abbiamo finito, diciamo, l'elenco dei prodotti forniti da Esdritaria per la cartografia vettoriale. Vediamo anche la possibilità di lavorare con dati raster e immagini all'interno della piattaforma. La cartografia raster in questa categoria rientrano anche le diverse famiglie di immagini terrestri o satellitari ottenute tramite apparati di rilevazione ottici o radar. La soluzione Esri offre una collaborazione con CGR SPA e con Planetech. Planetech Italia è una società benefit fondata nel 94, 1994, che impiega oltre 100 tra uomini e donne appassionati e competenti in geomatica e in scienza della Terra e software per le missioni spaziali. CGR SPA, compagnia generale riprese aeree, è l'azienda leader in Italia ed Europa nel settore della fotogrammetria e del telerilevamento, quindi riprese aeree e con droni. È presente sul mercato dal 1969 e l'azienda di riferimento sia per il settore pubblico che per quello privato nel segmento delle acquisizioni e del trattamento delle informazioni territoriali. Questo grazie alla continua ricerca ed applicazioni sofisticate di innovative tecnologie basate sui sensori digitali di rilevamento. Quindi abbiamo elencato quelli fotogrammetrici, sensori LIDAR, topografici e multispeziali.
Chiedo adesso al responsabile dei dati di Esri Italia, Umberto Filoscia, che ci ascolta, se ha qualcosa da aggiungere a quanto detto, magari se mi è sfuggito qualcosa, se vuole aggiungere qualche dettaglio e se ci sono già domande su questa, su questa cosa, o comunque continua a scrivere, che al termine poi lui dirà altro. Umberto, tu pensi ci sia qualcos'altro da dire in merito? Francesca, hai detto tutto, soltanto delle precisazioni. Hai presentato l'offerta Esri Italia per quanto riguarda i dati vettoriali e hai individuato i tre prodotti di punta, che sono lo Sitemap Premium prodotto da Esri America, che è basato su un grafo stradale della IAR, e che è però un pacchetto prodotto pronto all'uso per fare geocoding, per fare routing, per fare lavorazione per chi non è esperto di GIS e quindi un pacchetto già predisposto per la lavorazione, mentre gli altri due, grafici di Ayrton Thom, sono dei dati che vengono rilasciati in formato shape e in casa ognuno poi li monta e li lavora aggiungendo anche dei dati propri. Quindi la caratteristica, come dicevi tu, è il fatto che possono essere usati offline. Possono essere usati per pianificare percorsi, per pianificare settimane di lavoro, essendo entrambi i dataset forniti anche di dati storici. Come dicevi tu, il dato storico è la memorizzazione di miliardi di informazioni GPS della casa IAR o della casa TomTom, memorizzati nel tempo e rappresentati sotto forma tabellare per ogni 5 minuti, quindi ogni 300 secondi. E abbiamo una velocità, un profilo di velocità per ogni tratto di strada da un incrocio ad un altro incrocio, e questo ci permette di pianificare, ad esempio, il lunedì mattina piuttosto che la domenica, piuttosto che il venerdì pomeriggio, una lavorazione, un percorso, una gestione di flotte. E questo chiaramente offline, come diceva Francesca. Entrambi i dataset, compreso anche quello americano, lo Sitemap Premium, sono dotati di possibilità di collegarsi al dato reale, quindi a quello che è il traffico in tempo reale, a quelle che sono le chiusure temporali di pezzi di strada, di zone stradali, incidenti, e queste sono possibili in tutte e tre i dataset, collegandosi alle piattaforme di Esri America, alla piattaforma di IAR, alla piattaforma di TomTom, e integrali nelle nostre applicazioni fatte invece con gli shape che abbiamo in casa. E particolarità di differenze tra i due dataset, soprattutto gli Ayrton Thom, non ce ne sono. Sono tutte e due dataset a livello mondiale, aggiornate ogni 3 mesi, recepiscono tutte le informazioni, tutti i cambiamenti e tutte le novità che ci sono sul territorio italiano ogni volta che questi avvengono, e sono forniti dalle regioni, locali, quelli che sono i produttori dei dati vettoriali, e TomTom e IAR lì validano questi dati e li rendono disponibili nella prima release successiva al rilascio di queste novità. Quindi nel giro di 3-6 mesi normalmente tutte le informazioni, tutti i cambiamenti sono sul territorio, sono riportati anche nel grafo stradale. Non esiste la possibilità di avere un cambiamento immediato perché non il dato va validato e c'è tutto dietro una lavorazione che è lunga. E tutti e due hanno scelto la strada di rilasciare aggiornamenti ogni 3 mesi, quindi all'inizio dell'anno, alla fine di marzo, giugno, fine di settembre. E sono dataset molto, molto pesanti, nel senso che parliamo di gigabyte di dati, perché tutta la rete stradale italiana, che sono circa 1.100.000 chilometri, è dettagliata da incrocio a incrocio, c'è la possibilità, come diceva Francesca, di collegare a questi archi stradali tutti i punti di interesse, c'è la possibilità di collegare tutti i numeri civici, sia sotto forma di range che sotto forma di civico puntuale, dov'è, c'è la possibilità di collegare a ogni tratto stradale le geometrie, quindi la pendenza, il raggio di curvatura, piuttosto che l'altezza di un ponte, piuttosto della portata di un ponte. E ci sono informazioni aggiuntive che servono per gestire flotte di mezzi pesanti, quindi mezzi che possono essere camion oppure
mezzi del pronto intervento, di vigili del fuoco, piuttosto che un'ambulanza, piuttosto che un intervento da parte della protezione civile. E quindi sono informazioni profondissime, sono informazioni che vanno dal semplice grafo fino alla profondità che vogliamo, dicevo, della geometria. E in più, da un po' di anni a questa parte, c'è anche il tempo reale, quindi anche la possibilità di avere dati. Per quanto riguarda invece la seconda parte dei dati, dell'offerta dati che Esdri Italia mette a disposizione, la parte raster e la parte immagine, abbiamo un accordo con la società leader in Italia, che è Planetech, e per quanto riguarda la parte satellitare, e CGR per quanto riguarda la parte aerea, droni, e ti permette di avere a disposizione, per chi ne ha bisogno, dati storici, sia dettagliatissimi, e quindi dati storici rilevati dall'aereo, serie storiche rilevate dall'aereo, oppure serie storiche di memorizzazione di satelliti, oppure pianificazione di voli, sia da aereo che da drone, che da missione di satellite. Quindi possiamo pianificare, si può fare il change detection, si può fare tante cose con questi dati. E noi abbiamo scelto questi due leader a livello italiano e europeo perché ci danno la sicurezza di coprire sempre tutto il territorio nazionale, quindi non abbiamo fatto questa scelta apposta. Non mi sembra di aggiungere altro. Chiaramente, se ci sono domande su quello che è la nostra offerta, sono a disposizione. Umberto, scusami, c'è una domanda, ci sono delle domande sicuramente su quello che riguarda la parte economica e le offerte, magari queste le rimandiamo direttamente. Sì, la parte economica ne parliamo con delle risposte più dettagliate per noi. Okay. Non c'è una differenza notevole tra nessuno dei tre dataset che abbiamo descritto per quanto riguarda il grafo, e nel senso che sono molto allineati, sono molto 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 simili anche come offerta economica. C'è qualcosa che cambia in base alla tipologia di licenza. La licenza, quella americana, è una licenza annuale, la licenza IAR Ottontome può essere anche perpetua, quindi ci sono delle differenze economiche, sono dettate soltanto dal tipo di utilizzo, ma economicamente si equivalgono tutte e tre. Va bene, ok, diciamo che più o meno hai già risposto. C'è solo un'altra domanda, decidi tu magari se vuoi rispondere ora o direttamente. E ci chiedono se Multinet di TomPom comprende un sistema di geocoding usabile tramite web services. Esiste un sistema di geocoding utilizzabile tramite web service, e qui è l'indicazione che deve essere fatta. Deve essere richiesta la licenza per utilizzo su internet, e quindi un'estensione della licenza oltre quella on-premises anche per il web, ed è per possibile. Se girate sui vari siti delle varie regioni, dei vari pronto soccorso, dei 118 italiani, tutti hanno geocoding, hanno più aperti. Però sì, c'è la possibilità, e entrambi, sia TomTom che io, hanno la possibilità di servizi tramite web. Bene, grazie. Non so se sono risposto. Sì, Umberto, grazie. E chiaramente se continuano ad arrivare domande al termine del... Sì, io sono qua. Okay. Allora, proseguiamo un attimo invece con l'attenzione nei dati ambientali. Quindi comprendere gli ecosistemi naturali che compongono il paesaggio fisico della Terra, no? Con questo portfolio di dati ambientali di Esdri possiamo trovare, oltre a tutti questi database di cui abbiamo parlato fino ad ora, anche informazioni scientifiche significative e utilizzabili basate su ricerche di dati autorevoli. Attenzione alla parola autorevoli, perché è molto importante, no? Andare ad associare dei dati che lo siano per ottenere dei risultati effettivamente efficienti. Quindi capire perché stanno accadendo delle cose nell'ambiente ci dà la possibilità di prevedere i cambiamenti, sempre basandoci su set di dati ambientali attuali, storici, per andare a fare quelle che saranno le previsioni. Quali sono i dati ambientali? La salinità, la temperatura, l'ossigenazione, la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose come l'arsenio,
i pesticidi, gli indicatori di sostenibilità ambientale presentano valori come la lotta al cambiamento climatico, quindi le emissioni di CO2 e altri gas, l'uso chiaramente poi va per valutare quello che poi è l'uso delle fonti rinnovabili ed energia pulita. Quindi osservare come la Terra cambia, è cambiata nel tempo e visualizzare quelli che anche i dati ambientali storici, attuali, ci dà la possibilità di comprendere come le caratteristiche dei dati ambientali si confrontano con altri set di dati come dati demografici e comportamenti umani, no? Quindi l'aggregazione di queste diverse fonti di dati, cioè quelli ambientali, i dati demografici e i comportamenti umani, ci dà la possibilità di effettuare quelle che sono delle previsioni per quello che verrà. Quindi all'interno della piattaforma una varietà di set di dati ambientali autorevoli, dalla sostenibilità delle osservazioni oceaniche ai disastri naturali. Quindi disporre di dati accurati e tempestivi è fondamentale per risolvere quelle che sono le sfide globali. ESRI cura sicuramente questo aspetto di dati ambientali, assicurandosi che siano fonti autorevoli, e li pubblica tramite feed live e aggiornamenti regolari per tenerci informati costantemente in real time. Non meno importanti i dati di spostamento, quindi vedere come e capire come le popolazioni si muovono può aiutare a prendere decisioni. E vedere i dati di spostamento basati sulla posizione, quindi dove viaggiano le persone durante il giorno, no? Quali sono i nostri tragitti quotidiani, qual è la differenza tra i spostamenti giornalieri o notturni, vedere come l'orario del giorno influenza i pattern della mobilità umana che viaggia attraverso la posizione, no? Scoprire quindi gli orari dei pendolari, le località comuni, l'origine e le destinazioni, le visite, il tempo di permanenza e altro ancora. Quindi tutto questo per prevedere un comportamento anche nello spostamento, quindi osservare come cambia questo pattern quando si considerano i dati sociodemografici e i tratti di spostamento del consumatore, quindi le visite ai negozi, oltre percorsi di traffico, quindi comprendere anche qui dati attuali e storici per prevedere quelli che saranno i risultati futuri. Ho anticipato quelli che sono i dati di business e comportamentali, perché abbiamo la necessità di creare e cercare nuovi modi per comprendere i clienti e le loro preferenze e i comportamenti che hanno solitamente. Il nostro contenitore di dati di business e comportamentali può sbloccare le informazioni dei consumatori valutabili nei luoghi che vi interessano di più, quindi adattare un modello basato sui dati per coinvolgere gli utenti, compagnie di marketing e altro ancora, comprendendo le abitudini di acquisto dei consumatori e la loro esigenza su scena globale e locale. Quindi scoprire dove e perché le persone spendono soldi e capire cosa spingere questa gente verso un nuovo luogo attraverso appunto la ricerca dei dati comportamentali. Imparare quindi a comprendere chi sono i vostri clienti, così da rendere unico, così li rende unici in base alle loro preferenze e comportamenti. Quindi cercare qualcosa che identifichi in maniera unica il proprio basket di clienti, così da capire a chi rivolgersi e come risolvere le loro esigenze per portare chiaramente il trend di business verso la propria parte. Quindi individuare nuove opportunità. Quindi una volta che si è scoperta la caratteristica dei dati comportamentali del mio mercato ideale, posso usare questo potere di dati per trovare nuove prospettive e replicare comportamenti simili. Quindi analizzare scelte di vita, caratteristiche socio-economiche e altri fattori demografici per prevedere anche qui risultati futuri. E vedere anche un attimo, vedere la possibilità geografica, che cosa vuol dire? Creare una lista di luoghi vicini basata su posizioni e tipologie. Questa lista considera i consumatori e i prospetti competitor, i siti di distribuzione e i servizi per la visualizzazione e le analisi. È fondamentale questo chiaramente per quella che è appunto il trend di business comportamentale. Questa slide ci dice che i set di dati italiani ESRI inclusi nella piattaforma provengono da Michael Bauer Research GmbH.
Esri collabora con la Michael Bauer Research, che fornisce una copertura globale di dati e confini dettagliati del mercato regionale per analisi nazionali e internazionali. In qualità di fornitore Esri, Michael Bauer Research fornisce una base di riferimento per i dati in tutto il mondo relativi alla popolazione, alle famiglie, al relativo potere d'acquisto e alla spesa dei consumatori, sebbene non tutti i tipi di dati non siano disponibili in tutti i paesi. Comunque fornisce un elevato livello di continuità tra i set di dati disponibili, consentendoti sicuramente di confrontare dati simili e livelli di dettaglio in tutto il mondo, simili in tutto il mondo. Le metodologie includono studi di ricerca di mercato quantitativi e qualitativi, quindi sondaggi online, sondaggi CAT e interviste approfondite, insieme a rapporti chiaramente di censimento verificati che aderiscono a standard di qualità, privacy e accuratezza chiaramente riconosciuti a livello globale. La slide vi riporta la fonte di dati, l'ultima pubblicazione febbraio 2024, uno storico, la fonte dei dati, quelli che sono i confini e dei regolamenti, ma vi ho voluto riportare un esempio di dati demografici standard che, come vedete, riportano popolazione, densità e non solo quelli che vedete adesso, ma tanti altri che non vi ho riportato nella slide, come il livello di istruzione, il potere d'acquisto, ovvero il reddito, le spese per consumatore, quindi spese totali, spese pro capite, indice della spesa. Quando parlo di reddito, appunto, anche qui il potere d'acquisto e l'indice del potere d'acquisto e quant'altro, tutti i dettagli relati ai dati demografici li troverete in alcuni link importanti che vi mostrerò alla fine della presentazione. Ma dove troviamo all'interno della piattaforma questi dati demografici? È disponibile in tutti i prodotti ArcGIS e offre un set completo di dati. Esri Demographics è disponibile in questi prodotti ArcGIS che vedete nella slide, offre un set completo di dati demografici globali e sul comportamento del consumatore per scopi di mappatura e analisi. E quindi vedete questi in cui sono pronti all'uso, quindi nel business analyst ad esempio avete questi dati a disposizione, anche in ArcGIS Online e in ArcGIS Pro, anche nella piattaforma di ArcGIS Online voi avete la possibilità di andare a arricchire i vostri dati con i dati demografici che Esri vi mette a disposizione, dettagliati come vi ho detto poco fa, quindi dati del consumatore, di reddito, si va ad arricchire il proprio layer informativo con tutte, si va ad aggregare con tutte queste informazioni a disposizione all'interno di queste app che vedete. Concludo, diciamo, la mia parte con questo slogan, cioè fatti guidare dai dati. Noi non siamo immobili, perché dovrebbero esserlo i dati? Capire quindi come le persone si muovono può aiutare a comprendere decisioni più accurate basate sul tempo e sul luogo. Questi sono i link utili a cui fare riferimento per il dataset italiano, dove poter trovare i dati Esri, e alcuni link importanti che riporto sempre sulla Esri Community, blog e l'ArcGIS, che a prescindere vi dà una panoramica a 360 gradi di quella che è la piattaforma. Concludo il mio intervento e passo la parola a Maria Cristina Guarini, che invece vi parlerà appunto di quella che sono i set di dati autorevoli a vostra disposizione all'interno della piattaforma Esri, e colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri di compleanno. Tanti auguri Cristina. Auguri Cristina. Passiamo la parola. Auguri, auguri. Intanto grazie a tutti per gli auguri. Adesso condivido un attimo. Intanto auguri, cioè auguri, vi ringrazio tutti quanti per gli auguri, cominciamo subito. Io ho preferito cominciare la mia presentazione proprio in questo modo: alcuni dati sono un enigma, effettivamente alcuni dati sono un enigma. Siamo qui per scoprire i dati che Esri offre e mette a disposizione per spiegare e risolvere questi enigmi, quindi risolvere i problemi nel mondo reale. Cosa scopriremo? Intanto le tante fonti dati che sono messe a disposizione da Esri.
che vengono strutturati attraverso varie metodologie per tante fonti dati, quindi esistono tante metodologie per creare le nostre mappe con questi dati che sono messi a disposizione appunto da Esri. Come costruire poi la nostra mappa una volta che abbiamo individuato quali sono i dati che ci permettono di creare appunto le mappe. I dati sono un elemento critico nel processo decisionale. Si basti pensare, per esempio, che si tratti di comprare o di acquistare una casa, di valutare la costruzione di una strada, di aprire una nuova attività, quindi parliamo anche di geomarketing. Quindi è fondamentale disporre di informazioni attendibili. I dati che Esri mette a disposizione possono risolvere e dare delle informazioni su persone, luoghi in un'area di interesse piuttosto che in un'altra. Per comprendere, appunto, possiamo comprendere gli andamenti demografici, scoprire i cambiamenti climatici e tanto altro. Cosa vedremo? Intanto vedremo la GIS Living Atlas of the World, che è questo grosso portale in cui confluiscono queste fonti dati. Vedremo l'Esri Disaster Response Program, che è un altro portale fornito da Esri, che ci permette comunque di accedere a delle mappe tematiche che abbracciano più argomenti come gli incendi, i terremoti e così via, che sono aggiornabili in tempo reale, sono aggiornate in tempo reale. E poi vedremo la novità del Vector Style Editor. Esri si è spinta oltre. Che cosa ha realizzato? Ha realizzato quest'app, appunto la Vector Style Editor, che permette di poter fare del mashup sui dati, sui vector tile che sono presenti nel Living Atlas. Continuiamo ancora. Parliamo dell'ArcGIS Living Atlas of the World. L'ArcGIS Living Atlas of the World è la più importante raccolta di informazioni geografiche di tutto il mondo. Include mappe, applicazioni e layer data per supportare il nostro lavoro. ArcGIS offre un ecosistema di contenuti condivisi. Questo ci permette di abilitare un'infrastruttura geospaziale a livello mondiale di contenuti utili e autorevoli. Ecco, ritorniamo sul concetto di autorevolezza del dato, che poi vedremo approfonditamente proprio nel Living Atlas of the World. E chiaramente all'interno abbiamo detto che confluiscono applicazioni, mappe, dati condivisi da Esri, realizzati da Esri e dai propri utenti, all'interno di quel grosso contenitore che noi chiameremo Community Maps. Abbiamo detto che ArcGIS include un ricco set di contenuti pronti all'uso, che possono essere utilizzati per supportare il proprio lavoro. E questi contenuti sono accessibili da tutta la suite ArcGIS, quindi da ArcGIS Pro, attraverso le app, attraverso ArcGIS Online e chiaramente con l'Enterprise. Anche con l'Enterprise. Il Living Atlas of the World conta oltre 10.000 mappe, layer e set di dati di alta qualità che vengono aggiornati regolarmente e supportano miliardi di richieste da parte dei nostri utenti ogni giorno. Nell'ultimo anno i collaboratori del Living Atlas hanno aggiunto e aggiornato migliaia di questi dati. Che significa collaboratori? Che significa team, il team Esri che lavora all'interno del Living Atlas. Due parole velocissime. Allora, Esri è presente in tutto il mondo. Il Living Atlas of the World ha un referente e un amministratore per ogni Esri. In Esri Italia, in questo caso, sono io l'amministratore del Living Atlas. Collaborare come amministratore all'interno del Living Atlas significa avere delle responsabilità. Io testo i dati, li certifico attraverso, poi lo vedremo, attraverso vari step e a quel punto il dato per me è autorevole. Quindi collaborare all'interno del Living Atlas come amministratore
significa questo, ed essere in contatto con tutti gli amministratori del Living Atlas di tutte le ESRI, quindi con ESRI UK piuttosto che con ESRI America e così via. Comunque, ritornando appunto ai contenuti, appunto quest'anno abbiamo aggiunto e aggiornato migliaia di questi contenuti che sono all'interno del Living Atlas of the World. I nuovi elementi che partecipano all'interno di questo portale includono Scene Layer 3D di OpenStreetMap, che diciamo ormai non è più una novità perché questa novità è uscita più o meno 2 anni fa. Il 3D dell'OpenStreetMap è a livello mondiale per edifici e alberi, quindi abbiamo il 3D degli edifici e degli alberi. Gli edifici hanno dei loro attributi, tra cui anche l'elevazione. Le immagini del Global Sentinel e Landsat che possono essere utilizzate per le analisi raster, e gli ultimi dati sul censimento del 2020 per quanto riguarda gli Stati Uniti. Chiaramente all'interno del Living Atlas ci sta anche il censimento dell'Istat, che risale chiaramente al 2011. Quindi questi, come possiamo vedere, sono tutti gli elementi che partecipano all'interno del Living Atlas, a partire dal Covid, quindi tutte le mappe che riguardavano il Covid e che riguardano il Covid, il clima e così via. Ma abbiamo detto che Living Atlas è una raccolta di mappe, layer, applicazioni che sono appunto all'uso. Che cosa succede nel momento perché parliamo di mappe pronte all'uso? Perché possono essere comunque caricate all'interno di tutti i prodotti che confluiscono nella suite di ArcGIS. Abbiamo detto che includono 3D Chain 3D Layer di OpenStreetMap, le immagini del Global Sentinel e dell'Landsat. Ma oltre ai contenuti, quindi adesso stiamo parlando di contenuti, questi contenuti vengono messi a disposizione non solo da ESRI, e vengono condivisi da ESRI, dai partner e dagli utenti. Living Atlas è creato da ESRI, dalla community ArcGIS, ed è creato da ESRI ed è curato da ESRI. Quindi la slide che vediamo ci fa capire praticamente da dove provengono i contenuti all'interno del Living Atlas, quindi dai contenuti messi a disposizione da ESRI, dai partner e dagli utenti. Ma vediamo appunto Living Atlas of the World. Abbiamo detto che è accessibile da tutta la suite di ArcGIS. E cominciamo a parlare esattamente dei contenuti. ESRI gestisce un portfolio di contenuti con mappe e applicazioni divise per categorie. Quindi all'interno del Living Atlas of the World noi troveremo i contenuti divisi per categorie, fra cui le mappe di base, quindi le base map, le immagini, i dati demografici e molto altro. Come ho detto prima, viene curato da un amministratore locale che è presente per ogni nazione in cui è presente la ESRI, che certifica l'integrità del dato. E cominciamo a parlare dei contenuti, entriamo nel cuore del Living Atlas e cominciamo a parlare dell'ESRI Vector Maps. Una suite di mappe di base, ESRI Vector Base Map, che è una suite di mappe di base che ci aiutano per supportare il nostro lavoro. Io preferisco chiamarle che sono cartografie di base, sulle quali noi poi inseriamo i nostri dati. Abbiamo la possibilità di scegliere
la mappa che ci serve, perché ce ne sono molte a disposizione, per cui abbiamo la Light Gray Canvas, Chiara Oscura, l'Human Geography Map e tante altre. I dati che provengono sono provenienti dai principali fornitori di dati, ad esempio HERE, Garmin, OpenStreetMap e dalla community GIS. Qui vediamo alcune delle, andiamo a vedere alcune delle nostre. Ecco, per esempio, abbiamo, come dicevo prima, diviso per categoria, per esempio, reference map, vector tiles e così via, per boundaries, per people, quindi abbiamo la popolazione, l'education e tanti altri voci. Per infrastrutture, quindi abbiamo i trasporti, il traffico, le utilities, il business, l'agricoltura. Queste invece sono le vector based. Possiamo vedere, abbiamo tutta una serie di mappe che sono messe a disposizione da Esri, niente di più facile che fare una view. Accedo direttamente al mio registro online, scusate, ho preso proprio quella che, ho preso un'applicazione invece che una mappa. Andiamo a vedere, prendiamo una più semplice. Okay. Open in Map Viewer, in Scene Viewer o in ArcGIS Pro. Come possiamo vedere, qui abbiamo più possibilità. Aprirò nella Map Viewer. Vediamo questa che non ci interessa. E mi si attiva, mi si apre la mia Bitmap. Ah, Cristina, qui potresti far vedere quello che stavo dicendo prima. Fastidiosa pancia. Non me ne vedevo. Ok, allora. Aggiungimi un layer che ti piace, magari ambientale, così. ING Blu? Andiamo sui terremoti? Sì. Ok. Come vedete, in ArcGIS Online basta, anche qui per esempio possiamo aggiungere direttamente i contenuti di Living Access. Ok, mettiamo come curatori, mettiamo un po' qualsiasi. Questi sono i terremoti in Italia, nati da ING. Okay. Ok, adesso andiamo a vedere, vuoi far vedere la tua parte, no? Sì, sì, cioè come andare ad arricchire. Sì, come andare ad arricchire. Ah, devo entrare. Ok, devo entrare, perché ecco, pensavo... Devo entrare su ArcGIS Online, perché sennò non mi attiva l'analisi. Entrerò nella mia organizzazione. Ok, dobbiamo ripetere un'altra volta l'operazione, quindi Blue Layer. Sono un po' lenti. My content, cerco su ArcGIS Online, cerco INGV. Questo è quello che volevi far vedere, l'analisi. Ok, andiamo sui tools, andiamo su Learn Data. Layer, qui si attivano tutti i tool della data. Ok, facciamo vedere le variabili. Ok, a questo punto chiaramente io non ti manderò mai in esecuzione. No, vedete come sono presenti tutte le variabili. Adesso si è selezionata United States, ma possiamo scegliere quella di interesse, anche l'Europa, l'Italia, e compariranno qui quelle che sono le categorie per cui esistono dei dati sociodemografici. Basta, questa parte la puoi chiudere, ma mi sembrava ragionevole farla vedere, certo, per dare idea di quanto detto, certo, prima. Ritorniamo al nostro discorso. Abbiamo detto che appunto i dati che confluiscono all'interno del Living Data provengono da tutti i principali fornitori di dati, abbiamo detto io, piuttosto che... Ok,
OpenStreetMap e così via, accessibili da tutta la suite ArcGIS. Abbiamo visto quali sono le mappe di base, quindi ce ne sono tante, possiamo decidere quale di queste mappe fanno al nostro bisogno. Abbiamo visto anche come è facile poter caricare direttamente sul nostro ArcGIS Online o in ArcGIS Pro o creare direttamente una new story map. Quindi questo per farvi rendere conto come sono accessibili da tutta la suite. E parliamo, quindi abbiamo detto che l'ESRI Vector Basemap, ma ESRI c'ha pure l'ESRI Raster Basemap, quindi le mappe di base raster. Ci sono diverse mappe di base, e su questo c'è da aprire un capitolo anche abbastanza veloce, sul measure support, cioè molte di queste mappe passano a un supporto maturo, cioè ciò vuol dire che ESRI continueranno a essere, queste mappe continueranno a essere ospitate all'interno del Living Atlas, ma non verranno aggiornate, ma vengono anche in alcune situazioni sostituite, quindi con altre mappe di base praticamente equivalenti. Fra queste abbiamo le World Imagery, le World of Shade, l'Ocean, Base e tante altre. Ritorniamo sulla ESRI Vector Basemap e abbiamo detto che abbiamo molti stili di mappe, le abbiamo viste prima, che ci danno la possibilità di poter creare la nostra mappa. Abbiamo più di 20 stili di mappe che sono pronte all'uso e sono attualmente disponibili. Possiamo creare, abbiamo il nostro stile personalizzato, come abbiamo detto, con il Vector Style. Abbiamo la localizzazione, la possibilità di localizzare la mappa a seconda della lingua che ci interessa. Attualmente sono disponibili 39 lingue, vengono supportate in ArcGIS Online. Quindi capite bene, per esempio, che sulle etichette questa cosa diventa abbastanza importante. Quali sono le novità dell'ESRI Vector Basemap? Abbiamo nuovi stili di mappe, abbiamo l'Outdoor Map che fornisce un ricco stile cartografico con enfasi sul mondo naturale, quindi vengono accentuate molto più le parti idrografiche, le parti relative ai parchi e all'area verde. Poi abbiamo la mappa di contrasto, è stata migliorata mettendo più enfasi sui contrasti per migliorare appunto la visualizzazione e l'accessibilità. Quindi queste sono le novità sulle Vector Style Map. E poi andiamo a parlare dell'OpenStreetMap Vector Basemap. Negli ultimi anni ESRI ha iniziato a ospitare una nuova mappa di base vettoriale, che è appunto l'OpenStreetMap, utilizzando i dati appunto di OpenStreetMap con la relativa cartografia. La mappa è ospitata da ESRI in ArcGIS Online, quindi nel Living Atlas of the World, viene aggiornata circa ogni 3 settimane circa con i dati più recenti. È disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, inclusa la comunità appunto di OpenStreetMap, ed è fornita sotto licenza Creative Commons per quanto riguarda la licenza. L'OpenStreetMap può essere editato e quindi può essere sull'OpenStreetMap si può fare del mashup col Vector Style Editor, quindi creare il proprio stile. Quindi abbiamo detto che la mappa di base è costruita appunto con i dati di OpenStreetMap, abbiamo detto che viene aggiornata, io lo ripeto, ogni 4 settimane ed è disponibile su tutta la piattaforma ArcGIS. Recentemente aggiornata quindi utilizzando l'OpenStreetMap Daylight Distribution. Cos'è il Daylight Distribution? È una distribuzione completa di dati geografici a livello mondiale, aperti e disponibili gratuitamente.
viene creato con il supporto della community e di un team di cartografi professionisti. Quindi l'Open Street Map nasce appunto attraverso il Daylight Distribution. La versione dei dati dell'Open Street Map viene praticamente testata e controllata attraverso degli score che ci permettono appunto di assicurare l'integrità e la qualità del dato. È supportato da Facebook Meta in collaborazione con Microsoft ed Esri e include anche i dati di chi collabora all'interno della Community Maps. Che cosa significa? Che io parto dal dato originale dell'OpenStreetMap, lo arricchisco con altri miei dati sul traffico piuttosto che su altre tematiche e poi condivido il tutto all'interno della Community Maps. Probabilmente Francesca usufruirà di questo mio arricchimento entrando nella Community Maps e entrando nel Living Atlas, facendo sua il mio lavoro, cioè quindi la mappa. Quindi più avanti, diciamo che il workflow è questo. Abbiamo più stili di mappa disponibili per quanto riguarda l'OpenStreetMap, li andiamo a vedere. Poi all'interno di un gruppo, quindi partecipo, chiunque può partecipare all'interno di questo gruppo, e non è l'OpenStreetMap quello che siamo abituati a vedere, quello diciamo che tutti conoscono, ma Esri ha dato un valore aggiunto, per esempio creando sul dato di base dell'OpenStreetMap Streets, Knife, Navigation, Concordata, Navigation. Questo è l'OpenStreetMap originale. Bing Maps Hybrid, Dark Grey Canvas, cioè questi dati partono dai dati messi a disposizione dall'OpenStreetMap e poi vengono chiaramente a cui vengono attribuiti dei nuovi stili. Andiamo avanti. OpenStreetMap Vector. Poi abbiamo l'OpenStreetMap Feature Layer. L'OpenStreetMap Feature Layer ci dà la possibilità di poter di fornire dei layer che sono adatti per la visualizzazione, l'analisi e l'estrazione del layer stesso a livello anche di zone di interesse. I livelli includono edifici, autostrade, servizi, uso del suolo, negozi, quindi punti di interesse, possono essere facilmente simboleggiati in ArcGIS Online con pop-up personalizzati attraverso Arcade, che ci dà la possibilità di programmare i pop-up, ed è a livello mondiale sempre, quindi tutti i dati OpenStreetMap sono a livello mondiale. Andiamo a vedere per esempio alcuni di questi dati, per esempio prendiamo i punti di interesse, ho sempre lo stesso giochino, quindi apro con il Map Viewer, mi dovrò loggare un'altra volta, o se non lo lascio loggato. Scusate. Capricci. Ah, perché? Ok, sì. Ho sbagliato io, scusate, ma facciamo così. Entro prima sul mio
anche se online, così mi tiene in memoria. Ok, adesso andiamo sull'OpenStreetMap. Okay. Apriamo sul Map Viewer. Questo punto. Oppure rimane tanto uguale. Francia, Grottaglia la vediamo dopo. No, prima. Ha capito quello che no, scusate, è una cosa nostra. Ok, andiamo su Roma. Ma per favore. Si è attivato, adesso ci metterà un po' ad arrivare. Eccoli qua i punti di interesse. Ogni punto di interesse ha un suo pop-up personalizzabile. Posso a questo punto con Style Option. Posso simboleggiare, per esempio, quindi posso fare del mashup, posso simboleggiare con un campo. Però non vabbè. Okay. Veramente. Questo riguarda tutta Europa, per cui ci metterà un po' di più. Quindi, come vedete, sono dei layer che sono personalizzabili attraverso le nostre attraverso ArcGIS Online. Ci mette un po' perché sono tanti, però vabbè. Qual è la differenza fra questo e questo? È l'interrogazione, perché sono dei feature layer. Nel frattempo che lui carica andiamo avanti, quindi capite la forza dei feature layer, sono simboleggiabili, sono il pop-up è customizzabile, per cui è un grosso passo avanti. E quali sono i vantaggi di utilizzare i feature layer ospitati, quindi gli hosted feature layer in ArcGIS Online? Intanto sono scalabili e possono essere utilizzati in vari modi. Feature layer supporta la funzionalità aggiuntiva per le analisi, che non è una cosa da poco. Quindi diciamo che sono una marcia in più per quanto riguarda i dati che sono messi a disposizione da Esri. Adesso continuiamo ad andare avanti. I feature layer vengono chiaramente aggiornati anche quando ci sono delle piccole differenze, vengono aggiornati direttamente dall'OpenStreetMap, quindi la visualizzazione è quella più aggiornata in tempo quasi reale. Gli stati possono essere utilizzati così come sono o, appunto, abbiamo detto, customizzati attraverso il viewer di ArcGIS Online o ArcGIS All Portal for ArcGIS. Un'altra, quindi abbiamo parlato quindi dell'OpenStreetMap Feature Layer. Adesso parliamo dell'OpenStreetMap 3D.
Thin Layers. Sono dei layer hosted 3D che vengono ospitati da Esri con i dati forniti dall'OpenStreetMap. Quindi abbiamo Thin Layer 3D che vengono costruiti appunto dai dati di OpenStreetMap. I livelli includono sia gli edifici che gli alberi. I livelli sono aggiornati ogni 4 settimane con i dati più recenti, utilizzando sempre i daylight distribution di cui abbiamo parlato prima, supportati sempre da Facebook in collaborazione con Microsoft ad Esri, e sempre con la solita workflow, includo anche i dati di chi collabora con le community labs. Sono accessibili, come tutti i dati che abbiamo visto fino adesso, dall'intera suite di ArcGIS. Ma andiamo a vedere alcuni dati di OpenStreetMap. Faccio un copia e incolla. OpenStreetMap 3D. Prendiamo l'OpenStreetMap Building. Chiaramente l'aprirò in una scene viewer. Siamo su Roma. Ho capito. Andiamo su Grottaglie. Questo per far vedere che i dati comunque sono in tutto il mondo. Ecco, abbiamo il nostro 3D. Posso sempre quella solita perché mi si slogga in continuazione purtroppo. Ok. Andiamo un'altra volta su Roma. Eccola qui. A questo punto posso comunque posso decidere di fare un po' di mashup, per esempio, per altezza. Sì. Posso decidere di mettere anche il nome degli edifici. Le label. Ecco qui, quindi avrò anche il nome degli edifici. Al click sono chiaramente cliccabili. Chiesa di Santa Maria Cappotta, eccetera, eccetera. E ora scusate, ma lo devo fare per forza. Perché sennò rischiamo di litigare. Pensa se non c'è Francia. Eccola. C'è. Vedi? Sì, tu non. Perché stamattina quando gli ho detto, ah, devo portarlo, ma va. C'è. Certo, un po' di altezza le potranno mettere. No. Ci sono. Questa è la piazza del mercato. Una piazza del mercato, ridente cittadina nota per il quartiere delle ceramiche. Ah. Confermi? Confermo. Beh, allora siamo andati a Grottaglie. Non può che mancare Matera. No.
Quindi questo per dimostrare che comunque è presente, è stato cartografato in tutto il mondo. In tutto il mondo. Eccola qua, vedi quanto è bella la cosa. Ah, che buono, che io voglio dire. Vabbè, dopo questa OpenStreetMap è il giorno del mio compleanno. OpenStreetMap 3D. Chiaramente io ritorno a dire che 3D, continuo a dire che il tutto può essere accessibile da tutta la suite ArcGIS, quindi anche da ArcGIS Pro e quindi anche dalle StoryMap. Abbiamo parlato delle basemap e OpenStreetMap, adesso parliamo delle imagery e delle elevation. World Imagery, immagini più recenti che sono messe a disposizione da Esri, provenienti sia da Esri che da ad alta risoluzione, provenienti dalle migliori fonti disponibili. Le immagini includono metadati con origine, data di acquisizione, risoluzione e precisione, aggiornate regolarmente con le immagini satellitari Maxar o Vivid, gli aggiornamenti al Mosaico e Mondiale riguardano più di 1000 città, 30 centimetri, oltre 100 milioni di chilometri quadrati sono stati aggiornati nell'ultimo anno con una precisione a 5 metri. Centinaia di contributi da fonti nazionali, provinciali e locali. Ma... E parliamo del World Imagery Wayback, e non solo del World, e del Sentinel Explorer. Il World Imagery Wayback è un archivio nel quale confluiscono tutti gli aggiornamenti del World Imagery degli ultimi anni. Attualmente abbiamo 140 versioni di immagini nel mondo che risalgono a più di 8 anni fa. È stato realizzato nel gennaio del 2014, sono pubblicate come basemap tile layer ad alte prestazioni e sono scalabili, include metadati con origine, data, risoluzione e accuratezza. Esri aggiunge altre immagini ogni 3 settimane. Ogni nuova versione del World Imagery viene aggiunta a Wayback, fornisce l'accesso a oltre 600 tipi di quadri di immagini e possiamo accedere a più versioni diverse di immagini per un'area di interesse. La vediamo. Preferisco aprirla a tutto schermo. Qua abbiamo un'immagine, per esempio andiamo a Aosta. Andiamo sulla parte un po' più montuosa. Si attivano, come potete vedere, gli anni. Abbiamo da 2024, sulla parte sinistra, il 2000 e tutti gli altri anni sulla parte destra. Ecco, per esempio, vediamo un po' lo stato dei ghiacciai. Così era nel 2000. Già vediamo una piccola differenza. Ci spostiamo. Vengono utilizzate anche per quando ci sono disastri o... Ecco, vediamo qui. Qua nel 2014. Vedete qua. Abbiamo due modalità. Questa, che è praticamente come se fosse un time slider che ci fa vedere in successione i cambiamenti, ci mette un po'. Ecco. Come potete vedere, sulla parte sinistra scorrono il quadro, vediamo i cambiamenti. Perfetto, ritorniamo sui nostri. Quindi questo è il World Imagery Wayback. Un'altra app che viene messa a disposizione è il Sentinel Explorer. L'applicazione è stata creata
proprio per visualizzare il nostro pianeta e capire come la Terra sia cambiata nel tempo. L'app ESRI, Sentinel Explorer, offre la potenza dei satelliti Sentinel che raccolgono appunto i dati al di là di ciò che l'occhio può vedere. Viene utilizzata questa app, può essere utilizzata per attingere le diverse bande di Sentinel, per esplorare meglio la geologia, la vegetazione, l'urbanistica e così via. Proviamo a vedere Sentinel. Siamo su Milano, per esempio, cambiamo città. Questa ci mette un po', però. Selezioniamo i valori della cover, in questo caso voglio la vegetazione. Posso cambiare e vedere l'urbanizzato. Perché vuoi? Ci mette tanto, perché comunque è tanto. Questa parte qui. E adesso parliamo, diciamo, di tutta la parte più avanzata, ovvero del deep learning. L'intelligenza artificiale, l'AI, e l'apprendimento automatico, il deep learning, stanno contribuendo chiaramente a creare un mondo migliore in vari modi. Ad esempio, per quanto riguarda l'agricoltura di precisione basata sulle tecnologie di intelligenza artificiale migliora la produttività delle colture, garantendo quindi un'allocazione efficiente delle risorse e massimizzando i rendimenti. Nel campo delle forze dell'ordine, i modelli di polizia predittiva guidati dall'intelligenza artificiale aiutano a combattere la criminalità, per esempio, in modo proattivo, identificando modelli e potenziali punti caldi per prevenire le attività criminali. Nel campo delle previsioni meteorologiche e della gestione delle catastrofi, l'utilizzo degli algoritmi del deep learning aiutano a prevedere con precisione eventi meteorologici gravi, così consentendo in questo modo di effettuare preparativi necessari per appunto mitigare efficacemente l'impatto. ESRI mette a disposizione oltre 50 package pronti all'uso e open per le personalizzazioni. Per esempio, vediamo se facciamo vedere una cosa al volo, proprio al volo col volo. Ok, questa è una story map che ci fa capire alcuni diciamo, esempi di deep learning. Ecco, per esempio, questa mappa qui è il governo per la Land Cover Classification Aerial Immagini, e possiamo vedere per esempio le mappe di copertura del suolo che sono, possiamo vedere per esempio in questo caso le mappe di copertura del suolo che sono utili nella pianificazione urbana, quindi nella gestione delle risorse. Se andiamo avanti. Ecco, questo per quanto riguarda la sicurezza pubblica, per esempio, il rilevamento umano, come possiamo vedere, migliora le operazioni di ricerca e salvataggio, migliora la consapevolezza della situazione, quindi aiuta nella sicurezza delle frontiere, ottimizza la sicurezza degli ambienti industriali, consente l'allocazione efficiente delle risorse, per esempio in agricoltura. Ecco, qua abbiamo per esempio il rilevamento da droni. Come potete vedere,
prospettiva ottica, riconoscimento ottico dei caratteri e così via. E per i trasporti, stessa cosa, e così via. Come contribuire al Living Atlas? Ci sono degli step per contribuire al Living Atlas. Io vado veloce, poi se ci sono domande le vedremo. E sono queste. Chiunque vuole partecipare al Living Atlas deve creare il dato, raffinarlo, condividerlo e nominarlo. Questi sono gli step che ci permettono di entrare a far parte del Living Atlas of the World. Dare il meglio di sé, quindi le best practices per la condivisione, la vediamo subito. Come contribuisco? Contribute. Nomino il mio layer e vi faccio vedere lo score al quale bisogna partecipare. Prendo uno dei miei contenuti, vedete, in questo caso mi chiede per esempio l'immagine, la miniatura, mi chiede tutta una serie di step che io devo assolvere per raggiungere il mio, ecco, come minimo il mio 90%. Una volta che ho raggiunto questo step, qua mi manca solamente uno step per raggiungere il 100%, potrei aumentare gli altri punti, e l'ultima cosa che devo fare appunto è nominare il layer. Nominate now. Il portale ci avvisa quando il layer può essere nominato o meno. Nel momento in cui il contributo viene nominato, viene allertato l'amministratore del sito, in questo caso sono io, che accetta la nomina del layer. Lo vado velocemente, la news vera è questa, cioè lo start, il vector style editor. In questo caso possono essere simboleggiati al nostro piacimento tutti i vector tile che sono messi a disposizione all'interno del Living Atlas, quindi possiamo modificare e personalizzare la propria mappa, salvarla e condividerla all'interno dei nostri contenuti. Però invece vi faccio vedere subito come lavora. Ok, track editing, new style, scelgo map. A questo punto, sulla parte sinistra c'ho la parte di contenuti, quindi che partecipano all'interno della base map, e posso cominciare per esempio a cambiare la land, posso cominciare a cambiare l'idrografia, posso cominciare a cambiare le strade, caso sto cambiando le strade in dettaglio, posso cominciare a cambiare i boundaries e così via. Mi dispiace di aver preso una senza, ecco, al click sull'elemento mi dice quale elemento ho cliccato, in questo caso io ho cambiato il colore, ma posso anche cambiare le label che però questa base map non ha. Ma penso che non le abbia. Ok. Quindi a questo punto questa sarà la mio step finale. Ma
strade sono divise per categorie, quindi posso anche intervenire sul mashup tramite simboli sulle categorie, quindi strade maggiori, freeway e motorway, highway e così via, strade principali. Però volevo prendere una... ok, prendiamo questa, una bitmap con come vedete si attiva anche la possibilità di poter cambiare la lingua. Andiamo sempre su Roma, così. Cambio la lingua, per esempio in inglese, adesso andiamo su italiano. Posso cambiare il font, posso cambiare il colore e il label size. Quindi una volta che ho terminato, salvo la mia bitmap all'interno dei miei contenuti. Diciamo, questa è la novità, la possibilità di poter... Living Atlas. Questo è il primo step per poter attingere ai dati messi a disposizione da Esri. Un altro sito che ci dà la possibilità di poter attingere a dei dati è il Disaster Response Program. Il Disaster Response Program, appunto, quando si verifica un disastro, una crisi, noi Esri siamo qui per supportare appunto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Che significa che tutto quello che avviene all'interno dell'ESRI Response Program viene aggiornato in real time. Quindi diviso per categorie, come possiamo vedere, anzi facciamo prima a vedere, è diviso per categorie, quindi per disastri, in questo caso per esempio troviamo terremoti, view, map in full screen, e qui avremo chiaramente terremoti negli ultimi e aggiornati in tempo reale. Possiamo invece andare per esempio su Hurricanes, view, map in full screen, quanto pare non ce ne sono. Io ho terminato, in questo caso abbiamo terminato il webinar, ma noi non parliamo, per quanto riguarda i dati, abbiamo parlato di quello che Esri mette a disposizione, ci sarebbe ancora da parlare su questo, ma con la responsabile dei webinar, la mia collega Lucia Calledda, dottoressa Calledda, abbiamo deciso di spingerci oltre, non nell'immediato, ma ci piacerebbe parlare anche degli open data, cioè di come ESRI gestisce i dati che provengono da altre fonti dati autorevoli, come l'Istat, come Roma Capitale, come il Comune di Milano, come ISPRA, come l'Open Data Institute e come il Ministero degli Interni, ma questo... in un secondo momento, quindi rimanete collegati con noi. Intanto grazie per essere stati con noi e chiaramente vi aspettiamo tutti alla conferenza ESRI Italia, che come vedete dalla slide si terrà l'8 e 9 maggio all'Heritage Palace Hotel in Roma. Io vi saluto, spero di essere stata utile. Se ci sono domande, allora noi rispondiamo. Cristina, ci sono diverse domande. Dove siamo andati un pochino lunghi con la presentazione, quindi io direi sicuramente che vi giro tutte le domande a te, sì, Francesca, sì, ed eventualmente a Umberto, sì, via mail, poi potrete rispondere direttamente. E, c'è forse Maria Francesca che voleva concludere con un'ultima piccola cosa. Umberto.
Sì, buongiorno, sono Andrea Umberto, responsabile dell'offerta dati di Esri Italia. E volevo soltanto aggiungere un pezzettino che non l'abbiamo presentato per motivo di tempo. I dati che ha presentato Cristina, quelli del Living Atlas, quelli delle Base Map, e da qualche anno a questa parte sono disponibili per chi non ha la possibilità di utilizzare questi dati online. Quindi in assenza di linea, in assenza di internet, questi dati possono essere acquistati e il prodotto si chiama Data Appliance. Data Appliance è un prodotto, come si chiama, una collection di dati che vanno dai dati raster, i dati vettoriali, c'è anche l'OpenStreetMap, quello descritto da Cristina, e questi dati sono suddivisi in tre livelli, quello base che arriva fino a una scala 1 a 100.000, il livello standard e il livello advanced, che invece è quello che descriveva Cristina, le famose 1.000 città del mondo a 30 centimetri. Quindi chi non ha la possibilità di avere internet, quindi di utilizzare l'ArcGIS online e il Living Atlas tramite web, ha la possibilità di avere in casa acquistando questi hard disk che contengono questi dati. La licenza pure qua è una licenza annuale, quindi ogni anno vengono aggiornati questi dati e siamo a disposizione per listini e indicazioni economiche. Grazie. Ok, grazie a tutti. Io invito tutti i partecipanti ad utilizzare le email che vedete per richieste di approfondimenti. E, ha detto Cristina, ci diamo appuntamento al prossimo webinar. Anzi, utilizzeremo magari le domande fatte proprio per approfondimenti. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Buona giornata.